La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Torniamo in diretta. Intanto stavo guardando ovviamente quelle che sono le risposte da parte dei miei presunti amici. Diciamolo, a questo punto che mi ha veramente spodestato, perché... gli ho dovuto rispondere, gli ho risposto, anche se lì c'è scritto Radio Incontro tu Olimpia, stai chiamando tutti i tuoi però amici per farti sanno rispondere. Benissimo che ho risposto io, quei tre personaggini che ho citato ovviamente la risposta sulla pagina, e quindi immagino che adesso faranno i loro bei commenti. Bella amici che c'ho, però c'hai amici così, chi nemici che ce fai. E invece andiamo a parlare ancora, anzi torniamo su quella che è stata anche la pagina d'apertura con Guido Paglia. Abbiamo parlato ovviamente di Emozione Lazio, di Feder Support, delle iniziative che ci sono e quelle che potrebbero tra poco essere messe in atto, e ci torniamo ovviamente con Alfredo Parisi. Ciao Alfredo. Ciao di nuovo, buonasera a te e a tutti i tuoi amici. Ho sentito oggi stranamente tranquillo, felice. Chi gli hai dato una dose massiccia di bromuro? Che hai fatto? Guarda, io sinceramente cosa è successo non lo so, ma oggi parlava con me. Oggi ce l'aveva solo con me, di verità, perché se hai sentito c'aveva solo con me. Che vuoi fare? Mi sembra giusto. Come mi sembra giusto? Ci metti pure te, come mi sembra giusto? Devo dire che mi ha colpito adesso dell'intervento che ha fatto una frase particolare, quando ha detto che era deluso di non essere stato in grado di trovare comunque un indirizzo che potesse portare ad una soluzione comune per riportare i tifosi allo stadio. Devo dire che è difficilissima, al di là del tuo collega giornalista che ha detto che ci saranno un abbonamento a sorpresa. Mi sembra che l'ipotesi tua del supermarket, paghi uno e prendi tre, sia la più vicina probabilmente alla realtà. Speriamo che, insomma, quando uno va al supermarket, oltre al prezzo, abbia la capacità di valutare anche la qualità. Però bravo, vedremo un po'. Vedremo che succede, ma insomma non è serio, purtroppo. Non so se hai sentito Guido Paglia all'inizio, ma insomma è stato abbastanza ottimista, insomma, sul percorso che è iniziato con la raccolta di questa percentuale. Sì. La cosa strana è che ci vengono comunicati dall'estero. Questo mi lascia veramente perplesso da una parte, dall'altra mi fa contento, si vede che ci seguono via internet e vi seguono soprattutto via internet anche fuori dall'Italia. Pensavo che fossimo limitati al raccordo anulare, invece vedo che abbiamo ampliato gli spazi. Beh, sai, la pagina di Radio Incontro Olimpia su Facebook ovviamente ha un seguito. Io sai che gli interventi di Guido Paglia, i tuoi, e spesso parlo di questi che sono questo tipo di argomenti, e ovviamente avendo poi tanta gente che ricondivide, no? E quindi piano il messaggio arriva, insomma, lentamente devo ma arriva. È vero, devo dire che la diffusione ormai del sistema web, dico, sta superando di gran lunga purtroppo la carta stampata. Questo è uno degli effetti del mondo moderno, però sicuramente ti permette di contattare quante più persone possibile. Niente, purtroppo è così. Io sono d'accordo con te che seguire un po' la campagna di tutte quante le società, e in particolare della nostra, la campagna dei trasferimenti, allenatori, giocatori, è abbastanza demotivante e deludente, per cui pensiamo ad altre cose, dai. Questa a come riuscire ad aggregare tutti questi piccoli azionisti che ci possono dare una mano. Dall'altro stiamo pensando pure di fare una riunione di tutti quelli che ci hanno scritto per poterci anche conoscere. Io sono un profondo sostenitore del rapporto proprio one to one, come dicono quelli bravi, cioè ci dobbiamo guardare in faccia per capirci e per trasmetterci quell'entusiasmo che ci può permettere di andare avanti nelle nostre piccole e grandi battaglie. Io sto notando che comunque Feder Support in questo momento è più attenzionata dalla gente, dai tifosi, rispetto forse a un po' di tempo fa. Ah no, togli il forse, sono d'accordo con te. Devo dire che
che forse siamo riusciti a svegliare un po' l'interesse verso delle cose un po' più serie, ecco, e soprattutto verso la continuità di tutto quello che siamo riusciti a fare, ecco. Poi tu che ci hai seguito nei primi passi sai che cosa è stato e che cosa è. Io mi auguro di mantenere questa linea di perfetta trasparenza nei confronti di tutti e soprattutto di correttezza comportamentale. Ce la faremo sicuramente se ci aiuteranno poi tutti coloro che stanno telefonando, che stanno mandando i fax o un'email. Beh, questo sicuramente ti aiuta tanto. Una di queste, una signora che ci ha addirittura chiesto il permesso di poter diffondere sul suo sito Facebook il nostro comunicato, e queste sono cose che fanno piacere, quindi è un po' un discorso della catena, no? Quindi va benissimo, va benissimo così, siamo contenti, tenendo presente che ci sono molte notizie e molti impatti comunicazionali che possono distogliere anche l'attenzione da qualcosa che tutto sommato può essere considerato marginale, no? Quindi a cominciare dal coinvolgimento elettorale a breve e a lungo termine e a altri grandi problemi della società. Però il fatto che, come hai detto giustamente te, si stanno accorgendo, io poi lo vedo proprio sui dati statistici degli accessi a Fedel Supporter, quindi stiamo crescendo, ecco, ci abbiamo messo un po' di tempo, ma stiamo crescendo. E credo anche a livello non soltanto di chi viene a leggere ovviamente le informazioni, ma anche perché parte c'è gente che vuole saperne magari di più anche su come consegnarvi eventualmente le azioni di cui sono in possesso, ma credo anche qualche iscrizione in più ci sarà stata. Sì, devo dire è stata molto soddisfacente nonostante l'avvicinarsi dell'estate. Speriamo di proseguire su questa strada. Del resto, come ha detto spesse volte e ha ripetuto pure Guido Paglia, questo è un percorso non di brevissimo tempo. È un percorso fatto a tappe, ogni tappa aggiunge qualcosa di importante a questa determinazione che abbiamo avuto, e credo che lo capiscano tutti poi, perché solo seguendo le vie istituzionali e correndo sui binari della legalità noi possiamo ottenere qualcosa. Questo è la ripetizione di un motivo che stiamo facendo e che adesso vedremo anche. I primi della settimana prossima con l'avvocato Rossetti sta preparando la risposta a quello che tu sai, che non sono state pubblicate le trimestrali al 30 settembre in forza di una ricevimento di una direttiva comunitaria, per cui il 30 settembre per le società di calcio credo che sia il periodo temporale più importante per valutarne la gestione. Allora Pierluigi. Sì, io ho due curiosità per Alfredo. La prima proseguirebbe il filone aperto prima con Guido, però prima di dare spazio al sottoscritto vorrei dare spazio a chi ci sta ascoltando, e prendo spunto da una considerazione che è stata fatta da Domigliano riguardante ciò che ha detto prima e Guido Paglia. Caro Alfredo, però tu sei sostenitore nonché di Emozionazio nonché di Feder Supporter, quindi sei un alter ego giusto che può rispondere all'ascoltatore un po', perché c'è un po' di sfiducia e c'è un po' di... sì, c'è chi forse a volte non ci crede un po' troppo, come Domigliano che ha risposto semplicemente aria fritta. Quindi posso rispondere io? Arsa il culo e datte da fa, cioè no, perché quando tu trovi questi personaggi buoni solo a buttare disfattismo su qualsiasi iniziativa, chiedono iniziative, poi quando ci sono le iniziative ti rispondono ogni volta aria fritta, ma tanto non è qua, ma tanto è là, ma questo non serve, ma quell'altro non serve, e così separano, stanno lì nel loro immobilismo davanti a una tastiera con probabilmente i piedi che ormai sono diventati delle radici perché da lì non si muovono, capito? E invece di rispondere in questo modo, come dico sempre, alzate il culo e datevi da fa, sosteniamole le iniziative, non buttiamole giù se veramente poi volete ottenere dei risultati, perché così è tanto facile, che ci vuole? Tutti i leoni da tastiera, tutte rivoluzioni attraverso Facebook, attraverso internet, no? Il famoso armiamoci e partite, praticamente. Ecco, noi, questo è un popolo di armiamoci e partite. Invece io voglio pensare, non a quello che ha risposto così, che magari è uno di quelli, preferisco pensare a tutti quelli che ha citato poco fa invece Alfredo, e che invece si stanno muovendo, portando le azioni, iscrivendosi, sostenendo l'iniziativa. Ecco, io preferisco pensare a quella
tanta gente che si sta dando da fare piuttosto a questi che sono buoni solo a butta giù le iniziative e a fare nient'altro. Almeno la proponesse qualcosa di diverso, no? Cioè, questa è aria fritta, però secondo me si potrebbe fare così. Almeno proponi, a di così, sono buoni tutti. Punto. Poi non so se vuoi rispondere, vuoi rispondere te, Alfredo. Luigi, la risposta praticamente te l'ha data Franco col suo francesismo. Infatti ho detto molto incisivo. No, il discorso è soltanto uno, a parte insomma le persone che ci stanno spingendo, devo dire le parole che ci scrivono al di là della comunicazione dei dati quantitativi sono molto belle, devo dire, veramente. Ma mi sembra molto corretto quello che ha detto, cioè il discorso dell'aria fritta, che tra l'altro a Roma va molto di moda perché la frittura romana è particolarmente gradita, ma è la differenza che c'è tra utilizzare i social e invece dialogare con le persone. Chi utilizza solo il social è una persona che vuole parlare solo con chi gli pare ed è una persona che profonda diffidenza nel dialogo, che invece è l'unica cosa che ti può portare a costruire qualcosa. Del resto io lo dico sempre, non, soltanto confrontandoci e parlandoci, e quella che abbiamo scelto con Guido e con Emozione Lazio è l'unica realtà concreta, di lungo periodo, cioè di non brevissimo periodo, perché è un percorso difficile, richiede pazienza ma richiede anche internet, tant'è che a tutti coloro che si sono iscritti noi abbiamo chiesto, guardate, al di là di esservi iscritti e di aver dato il numero delle quote, scrivete tutto quello che volete, dialoghiamo con voi, perché soltanto così si può capire, tentare di ricostruire un'unità. Ecco, questo mi sembra che tra le altre cose sia l'effetto più positivo di quello che stiamo facendo, cioè invitare la gente a parlare con noi. Ma infatti questa è l'iniziativa, l'appello che abbiamo anche noi, penso lo stesso Franco sul proprio profilo, anche io stesso, sono le cose che abbiamo detto fin dall'inizio, prima di criticare date la possibilità, lo spazio e il tempo alle persone che poi realmente comunque si alzano dal divano, dalla tastiera e dalla poltrona e si muovono per questa società a favore di quella nostra amata Lazio. Quindi prima di criticare muovetemi, questo è l'invito che facciamo fin dall'inizio. E a tal proposito ti chiedo, così mi tolgo anche la seconda curiosità che ho iniziato prima con Guido Paglia, abbiamo parlato di punti interrogativi, si parlava prima di punti interrogativi su voce a bilancio per quanto riguarda la società sportiva Lazio, abbiamo invitato la Consob a essere un po' più accorta, ti chiedo a questo punto Alfredo, su quelle voci, senza entrare nello specifico, che io ripeto siano un po' anomale, nel senso di spese che inizialmente erano tot e poi nell'anno successivo si sono triplicate e anche aumentate su alcune società appartenenti alla presidente della Lazio, nonostante siano passati alcuni anni, si può ancora intervenire per eventualmente fare degli accertamenti o togliersi quei punti interrogativi di cui parlavamo prima? Perché mi sembra che ci sono 5 anni, no? In cui comunque si potrebbe appurare e accertare ulteriormente. Sì, sì, ma lì la strada comunque è quella che ti dico sempre io, cioè bisogna sempre fare un gruppo di piccoli azionisti che comincia a fare delle interpellanze prima al Consiglio di Sorveglianza e poi alle autorità di governo e di vigilanza. Cioè la strada è quella che abbiamo solcato con Guido Paglia, è quella, è con Emozione Lazio, non c'è alternativa. Il singolo, sì, teoricamente può anche il singolo azionista scrivere, ma come testimoniato sia da Franco che da Massimo Rossetti e da me, non riceviamo nessuna risposta. Il singolo è soltanto la massa, è soltanto la pressione dell'insieme che vengono rappresentati poi da un'associazione che può e deve costringere a dare una risposta. Solo così. Sui numeri ti dico, tutti si stavano aspettando il dato al 30 settembre, l'unica società seria nell'ambito ovviamente delle tre che sono quotate in borsa è stata la Juventus, che ha scritto nella sua premessa, nonostante non ci sia più l'obbligo di comunicare di pubblicare la relazione trimestrale al 30 settembre, noi per rispetto del mercato, per la trasparenza e per la continuità rispetto alle comunicazioni precedenti la pubblichiamo ugualmente, e ha pubblicato 24 pagine che adesso settimana prossima seppure sinteticamente commenterò, perché vi renderete conto che da quelle pagine
potrete capire che cos'è una società calcistica seria. Alfredo, perdonami, allora uno, la società può rispondere, è legale che io adesso non faccia questo, cioè, quindi sì, certo, non certo, mi si può imputare nulla, poi se parliamo, se parliamo poi di rispetto per gli azionisti, basta pensare a come è stata presa la Lazio. Vabbè, certo. Tutto qua, non è che serve altro, insomma, no? Sono state dei condanne, quindi non è che dobbiamo parlare, parliamo di cose, cose che conosciamo bene, insomma. Certo. Quindi se è possibile schivare determinate situazioni, chi può schiva le situazioni. Poi credo che ogni volta che si fa una trimestrale comunque il commercialista costi, no? Quindi per fatto, quindi così se risparmia pure un paio di cosette all'anno non è male, insomma, no? Se risparmiano tutti i trimestrali all'anno, insomma, io dico, è una spesa a meno, insomma se, chi se ne frega se poi il piccolo azionista è informato o non è informato, tanto per chi dirige questa società conta poco, quindi ecco perché bisogna raccogliere quelle azioni per cominciare a contare, ecco, allora è così che si fanno le cose e non buttarle giù con due parole. Un'ultima, vai, così ci salutiamo. Luigi, ecco, prima di salutarci, cercate di non correre appresso alle singole voci o alla singola vicenda individuata nel bilancio, perché quello che ci interessa è la gestione del suo complesso. Se no, quando tu hai un obiettivo davanti agli occhi piccolo, perdi la visione d'insieme. Quello che invece è importante per noi è la visione d'insieme, è la mala gestio di 12 anni. Alfredo, grazie. A te, grazie a voi. A sabato prossimo, ciao. Ringraziamo ovviamente Alfredo Parisi e Feder Supporter. Come dice questa canzone Giorgio Gaber, libertà è partecipazione e no criticare. Libertà è partecipazione. Datevi da fa. Tra poco. È partecipazione.